ti hanno intervista, che lavoro fa attualmente? La libera professione nel mondo delle costruzioni. Quali lei pensa siano le difficoltà più grandi presenti in questo paese? Oggi le difficoltà più grandi sono il lavoro, la salute e il disagio sociale. Che cos'è che la porta a pensare che quelle dalle scritte siano le difficoltà sentite dal territorio? Perché ho amministrato gli ultimi 5 anni questo territorio e ho toccato con mano che negli ultimi 2 anni il ripetersi di incontri con i cittadini che vengono in comune perché vengono sfrattati o perché non possono pagare la mensa ai figli o perché non hanno i soldi per pagare la bolletta dell'Enel o perché hanno subito qualche malattia in casa, hanno perso il posto di lavoro, è sempre più frequente. E allora, perché la congiuntura economica nazionale rispecchia questa certo. Gara. Allora, mi potrebbe descrivere qual è stata, a suo avviso, quali sono le sue soluzioni in merito alle problematiche da lei sollevate? Le mie soluzioni sono di fare un fondo di solidarietà che possa dare sostegno alle famiglie allora, e alle imprese. Mi potrebbe descrivere qual è stata, secondo lei, a suo avviso, un'opera deleteria per il Paese realizzata dalle precedenti amministrazioni con sue giustificazioni in merito alla scelta? La scelta delle scuole Bacci in quell'ubicazione, perché però è stato fatto 30-40 anni fa, quindi voglio dire, forse a quell'epoca era una scelta giusta, oggi si è verificata una scelta non giusta perché non c'era possibilità di allargare l'incrocio visto che c'era la Chiesa degli Angeli, non c'era possibilità di fare una via alternativa perché è troppo costosa, perché le scuole dovevano essere collocate in un'altra parte. Io dico da 40 anni, voglio dire, può essere che non ho la verità in tasca, però secondo me è quella la cosa più sbagliata. In euro, quante sono le entrate del comune corrente annuale e quali le uscite? Ovvero, quanto incassa il comune e quanto spende ogni anno? Più o meno? Sai, queste cose non si possono dire più o meno, perché dopo i dati più o meno vengono presi e vengono trattati. Non me lo ricordo, sinceramente. Ok. Quali frequentazioni politiche e associative hai avuto fino ad oggi? Partiti, movimenti e associazioni? Io posso dire che ho sempre partecipato nel partito in cui mi trovo oggi, il Partito Democratico, che prima era Democratici di Sinistra e quando ci sono entrato io si chiamava PDS, ma è sempre lo stesso partito che ha subito un'evoluzione. Poi ho fatto parte della Prologo, ho fatto parte delle associazioni culturali. Può farmi l'elenco degli altri partiti, movimenti e liste che appoggiano la sua candidatura? Il Partito Socialista, l'Unione Democratica di Centro e Alleanza per Zallocco Sindaco, Zallocco Paride Sindaco e il Partito Democratico. Quali sono gli accordi che li legano? In sostanza, che cosa vogliono in cambio del loro appoggio in ambito economico, politico e economico e politico? In ambito economico nulla. In ambito politico vogliono governare questa città insieme a me perché hanno condiviso un programma. Quindi le hanno chiesto, diciamo, degli assessorati, diciamo, degli accordi di assessorati. Hanno condiviso un programma. Poi chiaramente in base quando si farà la giunta ci sarà una rappresentatività per tutte le forze politiche, ma credo che questo sia legittimo. Sì. Se hanno delle qualità di spessore che sono capaci di amministrare, se non ce l'hanno non ce l'hanno, ma se ce l'hanno tutta la coalizione deve essere rappresentata, questo, ma quello che ci lega è il programma elettorale. Ok. Ha un'idea per le persone che ricopriranno l'assessorato? Cioè, mi potrebbe dire i nomi di chi sono? Non ne ho idea perché innanzitutto una gran parte, tutte le liste sono in gran parte rinnovate. Considerate che solamente 4 consiglieri uscenti sono i candidati, gli altri sono tutti nuovi. Quindi non posso sapere io chi andrà a ricoprire il ruolo dell'assessore, anche perché è un nominativo che mi dovrà fornire i partiti della coalizione, sempre sulla base della qualità. Però quali sono i criteri con i quali lei sceglierà le persone? Quali saranno in pratica le caratteristiche che queste persone dovranno avere? Meritocrazia, merito, cioè persone che possono dare
risposte a quelle problematiche che noi abbiamo individuato sul programma, perché competenti in quelle problematiche. Le riassumo la domanda successiva. Come farà a sapere che gli assessori, come si certificherà lei che gli assessori che prenderà con lei in carica avranno il merito? Beh, vabbè, innanzitutto una volta che verrà fatta la giunta, poi questo si toccherà con mano, perché nell'azione si vede se uno è capace o non è capace, se ha delle qualità o non ha delle qualità. In un primo momento uno si affida anche a quello che le garanzie, tra parentesi, che i gruppi politici fanno su queste persone, dopodiché sta facendo, si vede se è capace o non è capace. Nel caso del ballottaggio, lei saprebbe indicarci con chi cercherà apparentamenti o comunque con chi assolutamente eviterà qualsiasi tipo di accordo politico e il perché di questa scelta? Io in caso, allora, in politica non si mai dire mai, quindi non dirò mai a nessuno, tranne che chiaramente la parte avversa, che è il centrodestra. Non potrò mai allearmi, se si creano le condizioni, con una coalizione di centrodestra. Gli altri partiti del centrosinistra sono tutti partiti che se ci sono i presupposti, ci sono le condizioni, potranno apparentarsi, però io adesso non lo so questo, perché bisogna vedere innanzitutto se si va al ballottaggio. Bisogna vedere come ci si va al ballottaggio, certo. E poi bisogna vedere come si è condotta la campagna elettorale. Certo, senti, scusi, lei ha parlato di i partiti di centrodestra, quelli che lei ritiene centrodestra, sarebbe riferimento al PDL, chiaramente. Quindi Valentini. Solo Valentini lei escluderebbe? Beh, ma anche la lista civica di Orsini, pur essendo una civica, i militanti sono di una volta di Alleanza Nazionale, oggi di Free, poi si sono presentati in una lista civica, però è la destra. Come dito. Le chiedo scusa, vedo un attimo se sono azzeccato l'anno. Sì. Allora, cosa pensa dell'opera che l'amministrazione comunale ha cominciato nel periodo preelettorale? Mi riferisco all'ascensore. Beh, noi non è che abbiamo cominciato. Allora, innanzitutto un ascensore lo stiamo terminando, che è quello sotto la piazza di San Martino. Sì. Un altro l'abbiamo iniziato, ma non è che l'abbiamo iniziato in pre-campagna elettorale. Dovete sapere che le opere pubbliche si finanziano e si fanno le gare di appalto. Se i tempi hanno portato a questa data, non è che noi la potevamo rimandare indietro questa opera pubblica, perché altrimenti, se si superano i tempi, la ditta che ha vinto l'appalto potrebbe citarti per danni e chiedere l'indennizzo, perché qui non lavora e magari da un'altra parte ha perso il lavoro per come si è organizzata, sapendo, e quindi non si può uscire da questo, anche fosse stato, se il tempo scadeva il 5 di maggio, tanto per capirci, e c'era da firmare il contratto con la ditta, nonostante si voti il 6, il 5 di maggio uno deve essere adempiente, non inadempiente. Questa è partita in questa fase preelettorale perché i tempi sono arrivati in questa fase elettorale. Poi doveva partire a novembre o dicembre, mi ricordo. Poi, siccome abbiamo rivisto il progetto perché non ci piaceva, c'era qualche problematica, e allora l'abbiamo dovuto variare. In questo caso sono slittati i tempi, ma non è che potevamo rimandare indietro, perché le opere, una volta finanziate, una volta aggiudicate, o si fanno o non si fanno. E non è che aggiudichi un'opera e non la fai, perché la ditta i soldi poi lo stesso, gli hai procurato un mancato guadagno. Allora, i giornali hanno dato la notizia della modifica della del PRG, sì, nella contrada Sette Camini, sì, che nei prossimi anni verrà a sorgere un polo sportivo, una casa di riposo, hotel di lusso, nuovi collegamenti viari, un ampliamento dell'area dei residenziali del gruppo TOZ, cioè un progetto che ha portato della valle, che il comune, da quanto ho capito, ha approvato. Sì. Che cosa pensa di queste manovre dell'amministrazione? Sia da un punto di vista morale, quindi fatto in campagna
tra virgolette, preelettorale, 15 giorni dalla scadenza, sia del progetto stesso? Allora, ritorno a dire, sempre sta campagna preelettorale. Allora, voi dovete pensare che un mandato dura 5 anni, poi in 5 anni non è che uno si ferma due mesi prima perché c'è la campagna elettorale, uno fino all'ultimo giorno deve svolgere il lavoro per cui è stato chiamato. Se Della Valle mi presenta una variante a dicembre, io o gli dico di no e non vedo il perché, o gli dico di sì e la porto avanti finché ci sono, fino al punto massimo dell'istruttoria. Se adesso questa amministrazione è riuscita da qui a maggio a vedere la pratica, a fare l'istruttoria, ad approvarla, a portarla in consiglio comunale, non capisco il perché non ce l'avrebbe dovuta portare. Perché i 5 anni sono pieni, non sono 5 anni meno 2 o 3 mesi, sono 5 anni. Perché se no erano 4 anni e 6 mesi, o 4 anni e 7 mesi, sono 5 anni. Poi ci sono, è vero, dei tempi per indire l'ultimo consiglio comunale, che so, 40 giorni prima, 45 giorni prima della scadenza, ma io lascio agli altri il pensiero di dire che questa non era una variante straordinaria che dà risposte a livello di pubblica utilità, perché parliamo di viabilità, di una struttura sportiva, di una struttura socioassistenziale, in cambio del potenziamento della sua azienda. Quindi io credo che sono contento che in poco tempo dalla presentazione ad oggi siamo riusciti a espletare questa pratica, che l'abbiamo approvata, perché almeno Della Valle tra 30 giorni può, perché è il tempo delle osservazioni, può cominciare, può continuare il suo cammino. Se noi non l'avremmo portata tra lezioni e tutto, se ne sarebbe parlato forse a settembre, avremmo perso 6 mesi. Siccome siamo garanti di strutture sportive e socioassistenziali, non in quella zona, in questo territorio, penso che l'amministrazione ha fatto una cosa dovuta. Pubblicherà accordi intercorsi successivi al ballottaggio per appoggiare eventuali candidature? Ma io non devo pubblicare nulla, perché non ci sono accordi che non siano legittimi. Gli accordi in caso di ballottaggio che si fanno con le altre coalizioni per tentare di vincere elezioni devono essere tutti accordi che rientrano nei parametri della legge. Non ci sono documenti scritti o scritture private e nient'altro. Chi condivide il candidato che va al ballottaggio e condivide anche il programma, molto probabilmente può essere colui con cui ci si accorda. Ma non lo so, però, io questo ripeto, perché poi bisogna vedere, è sempre importante vedere le percentuali, i candidati che vengono eletti, perché poi con queste formule si rischia, per fare l'apprendimento, di non avere dei candidati eletti di questa coalizione che va al ballottaggio a favore di altri, e quindi va tutta una discussione messa in atto, che ci si penserà dopo. Allora, chi ha gestito e organizzato la sua campagna elettorale? Ma la mia campagna elettorale l'abbiamo gestita e organizzata da noi, nel senso le quattro forze della coalizione in proporzione alle forze disponibili da mettere in campo hanno organizzato la campagna elettorale. Il Partito Democratico ha espresso, in grossa parte sono le forze del Partito Democratico, ma perché è un partito più organizzato rispetto agli altri, ci mancherebbe altro. Da fondi pubblici rispetto agli altri? No, i fondi pubblici non c'entrano nulla, io dico forze manuali, forze persone. Persone che hanno esatto. I soldi pubblici non c'entrano niente, il Partito Democratico che è stato più a mare non percepisce i soldi pubblici. I soldi pubblici li prendono solo i partiti nazionali, a livelli locali i finanziamenti sono stati fatti di tasca nostra. Allora, Nadia Bastarelli, Sasha Scolpito, Pamela Malvestiti hanno tirato fuori 100 euro ognuno, ne so 16 e fanno 1600 euro. Gli altri uguale, io ho tirato fuori un po' di più perché sono il candidato sindaco,
però ecco come è gestita la campagna elettorale. Non c'è niente di che, e abbiamo speso una cifra che si aggirerà, non lo so se arriveremo a 10.000 euro, ma non penso. Si vede anche la sobrietà della campagna elettorale del centro-sinistra. Non avete visto vele, non avete visto manifesti da un lato della strada, li avete visti solo sugli spazi pubblicitari. Quindi da questo si può percepire la sobrietà. La domanda è stata fatta, cioè la successiva, l'editoria le dovrò leggere la risposta, quindi in seguito leggerò delle parole e lei dovrà dire quello che le viene in mente nel merito. Ricordo soltanto che ci sono 5 minuti circa. Lavori pubblici. Infrastrutture. Bilancio e finanze. Bilancio e finanze. In che senso? Se ha. Allora, queste domande, queste frasi, queste qui, lei dovrebbe rispondere come più magari le viene, nel senso. Trasparenza. Ok, o qualcosa che vorrebbe, che pretenderebbe da queste. No, trasparenza, okay. Bilancio e finanze, trasparenza. Ufficio stampa e pubbliche relazioni. Pure come ha intenzione di agire lei, capito? Se ha qualche progetto in particolare, non so. No, l'ufficio stampa e pubbliche relazioni, mi piacerebbe che l'amministrazione comunale riuscisse a rifare un famoso giornalino che faceva qualche anno fa per comunicare alla cittadinanza, oltre agli incontri pubblici, per comunicare alla cittadinanza quello che fa nel suo arco di amministrazione amministrativo. Cultura, spettacolo e manifestazioni. Ci vuole un forte sostegno per questi tre settori, perché sono i settori trainanti che possono promuovere questo territorio a costi contenuti e con tanto volontariato, e forse sono i più efficaci. Urbanistica, pianificazione e trasporti. Ma urbanistica bisogna rivedere quello che è stato fatto, bisogna recuperare quello che esiste. Bisogna quindi cercare di mantenere intatto questo territorio, perché è ancora in gran parte un territorio ancora vergine, con una bella campagna che può essere sfruttata diversamente. Contenzioso. Contenzioso, purtroppo i contenziosi ci stanno, perché la materia lavori pubblici spesso, per come è gestita dal legislatore a livello nazionale, dalle leggi, per quello che riguarda gli appalti, i capitolati speciali d'asfalto, spesso ti portano ad operare con imprese che ti creano qualche difficoltà. Allora uno prova a mettersi d'accordo, d'altronde adesso c'è pure il concordato preventivo, la mediazione, però dopodiché, siccome sono denari pubblici, se non ci sono le condizioni è gioco forza andare al contenzioso. Sviluppo economico, rivalutazione del centro storico e diversificare un'economia calzaturiera oggi con il turistico ricettivo. Partecipazione della popolazione alla vita del paese. Attraverso le iniziative culturali. Sicurezza. Combattendo il disagio sociale. Contrada Angeli, il secondo straccio dei marciapiedi. Centro storico, dopo la pavimentazione, il recupero degli edifici pubblici per farli diventare contenitori di comunicazione per giovani, di convegnistica, di esposizioni e anche residenza convenzionata. Casette è una frazione che si è ingrandita molto, che ha molte esigenze e che va sicuramente sistemata quell'area intorno all'ex consorzio. Luce Cretarola subirà una forte espansione dopo l'apertura del casello autostradale. La strada Falerienze è molto transitata, io penso che questo gli può portare uno sviluppo anche commerciale. Cascinale è una delle più vecchie frazioni di questo territorio, è in collina, ha un panorama stupendo.
secondo me deve essere a pochi passi dal mare, deve essere molto rivalutata e per la residenza e per anche iniziative caratteristiche che possono richiamare i campeggi sulla costa. Castellano? Idem per Cascinare. Mostrapiedi? Mostrapiedi è quella parte a confine con Monte Granaro, dove noi abbiamo il cimitero, è una parte con molti vincoli, vincolo cimiteriale, vincolo di crinali, va mantenuta così com'è, recuperando quella zona intorno alla chiesa e rifacendo una volta per tutte la fondazione stradale come si deve, in modo che non si rovini ogni 5-6 anni il manto come si è rovinato ora, poi non ce la facciamo intervenire e sarebbero soldi buttati via. Mm. C'è una domanda, mi sono dimenticato qualcosa, però siccome che è finito il tempo, come le avevo accennato, finito il tempo lei ha diritto, cioè diritto se vuole, può dire qualcosa che magari non è stato sviluppato bene perché, oppure può, non lo so, può riparlare un argomento che è stato trattato, oppure qualcosa le va bene così. E, come le dicevo, mi volevo riservare una domanda alla fine dell'intervista e volevo parlare, se non le dispiace, degli accordi che ci sono stati fra lei, Terrenzi e, vabbè, io adesso la faccio in generale, lei, Terrenzi e Orsini, per quanto riguarda la mia intervista, che ha creato, non ho capito cosa, cioè lei ha visto delle difficoltà nella mia intervista, sono stato cattivo con lei. Guarda, io ripeto, con Terrenzi non ci ho mai parlato in questa intervista, o a meno che non me lo ricordo se ci ha parlato, però no. Invece con Orsini posso dire che mi ha chiamato Rossano per sapere quando io avrei fatto questa intervista. Io gli ho detto che avevo risposto a una tua email, ma non io direttamente, chi gestisce il sito, ma non mi era stato ancora comunicato quando era possibile farla. Rossano mi ha detto, guarda, allora adesso mi informo io, poi probabilmente ha avuto da fare, non ci siamo sentiti, ma niente di che. Con Terenzi non mi ricordo io di aver parlato con questa, di questa cosa. Se adesso lui me l'abbia detto velocemente incontrandomi da qualche parte, ma non penso. Invece con Rossano posso dire che mi ha telefonato lui. Mi scusi, una curiosità sola, cioè uno la chiama per un'intervista, lei andrebbe a chiamare un suo concorrente, ad esempio Terrenzi, non lo so, il Movimento 5 Stelle, Valentini, per dire, oh, tu la sei fatta l'intervista, cioè no, io no, però che cosa pensa di questa? No, io credo solamente, no, io non lo so, perché io penso in buona fede che mi abbia chiamato forse Rossano per sapere di che si trattava, ci mancherebbe altro. Io non lo chiedo, ma io però può essere pure che non lo chiedo, perché alla fine non devo temere nulla, perché è un'intervista. Io dico sempre come la penso, non ho niente da nascondere, ma non perché gli altri ce l'abbiano, però non ci vedo niente di male, non penso che me la metterai sul sito a luci rosse, no? Quindi non lo so, perché io penso che me l'ha chiesto per curiosità, per sapere di che si trattava. Io sono aperto con tutti, contrariamente di quello che si potrebbe pensare, ma non penso che si pensi, do la possibilità a tutti, perché ognuno è giusto che indaghi e scavi sulla vita di tutti e poi basta che si riporti la realtà. Certo. Mi raccomando sempre a questo. Ma, e che se ne faccia buon uso. Certo. Con Rossano sì, è vero che ci ho parlato perché mi ha chiamato lui. Sì. Terenzi, io su questa storia dell'intervista non ci ho proprio parlato. Che lui dica che ha avuto un accordo con me non è vero, perché te dovrei dire una bugia? Dico che Rossano mi ha chiamato, con lui non ci ho, guarda, o non me lo ricordo, ma io ti dico che non me lo ricordo solo per un motivo, sai, perché non voglio far passare la bugia con lui, perché se no io non ci ho parlato con questo. No, ma sai, perché altrimenti ti direi forse ci ho parlato e con lui no, che devo nascondere. Però siccome io sono meno giovane, come mi ha definito la stampa, degli altri, può essere che c'ho un po' l'Alzheimer, l'arterosclerosi, non mi ricordo di qualcosa, quindi non lo voglio far passare a bugiardo e allora dico non mi ricordo, ma io non ci sono mai parlato di questa cosa con Terenzi, non so neanche lui cosa possa aver detto su questo. Non, io ho parlato con Rossano, che Rossano mi ha detto solo
tu la fai questa intervista, di che si tratta? Io ho detto, guarda Rossano, io non lo so, io gli ho dato l'ok, e penso che puoi dire che è vero perché ti ho fatto rispondere. Sì, sì. Poi io ho detto, però Rossano, non lo so quando la devo fare, non so neanche se mi ha risposto, devo chiederlo a Mirko Presenti o a Stefano. Stefano Presenti. Rossano mi ha detto, guarda, gli telefono io e poi ti richiamo. Questo è stato sabato pomeriggio, credo. Guarda, non ce l'ho, quindi puoi capire, sì, non ce l'ho l'arteroscleroso. Guarda, l'unica cosa che mi sento dire alla fine, io sono certo che nessuno ha mentito o l'ha fatto in cattiveria, anche perché stiamo tutti quanti in buona fede. Il problema è che la campagna elettorale è quello che è, ci stanno tante voci, tanto, come si dice, tanto casino, che ce ne passano tante tutti i giorni, che sicuramente sarà stata qualche, come si dice, disguido oppure... Io non ho avuto l'importante è risolvere tutto qua. No, io però non ho avuto nessun disguido, guarda, io te lo dico, vedi che l'ho fatta? Mi dispiace che stamattina mi ero impegnato. No, ma sono però non ti dico, con Rossano ci gioco, ma poi non c'è niente.